Abbiamo anche la rec, poi ve la riporto tranquillamente, come se non ci fosse un domani. Dicevamo, vediamo un attimino anche la nostra attrezzatura, perché effettivamente, calcolando che ci devasta un pochino l'anima, capiamo anche un pochino come siamo attrezzati, perché noi abbiamo, calcolando che noi un pochino pariamo l'attacco fisico, però lui quando ci lancia quella ondata, il buon uomo, fa l'attacco magico più che fisico, quindi dovremmo secondo me cambiare scudo. Azzardo? Secondo me dobbiamo cambiare scudo. E dopodiché, la bacchettina, perché abbiamo due bacchettine? Così, a sfregio? No, che cazzo mette la bacchettina? Quante bacchettine vogliamo mettere? Le armi, insomma, lasciano il tempo che trovano, nel senso qua possiamo rimettere anche questa, il falcione che va di fino. Allora, facciamo una cosa, signori. Vediamo se abbiamo qualche scudo che ci potrebbe. A parte che dovremmo anche rimettere un attimino in sesto quello che è il nostro equipaggiamento. La spada si è sfondata. Ce l'ho qualche animella da utilizzare in amicizia? Vediamo un attimo. Giusto per rimettere a posto le cose qua. Anima di un soldato sconosciuto, secondo me basta. Quanto vale il soldato? 200, vai. Uppela, guarda che fino, signor, ma che. Quando li È hai visti tutti i semplice. salti? In cambio, Sì, ripara equipaggiamento, biondo. 5,48, ammazza che prezzi, non sei mortacci tua. No, interessato, ho sono già capito interessato, però che mi ti devi devo. dare un attimo. Porca mignotta. A sti prezzi. Perché? Sei in cambio, Sì, vai, vai. soffro. Adesso ridiamo anche il fermaglietto Torna al vivo, mi piace. Buon soggettone che sta qua. Ciao caro. Bentornato. Non temete, tengo d'occhio le vostre cose. Bravissimo. Grazie Bizio, grazie per i 7. Organizza. No, parla. A Quando arrivò il flagello, abbandonai mia questo gli moglie e dobbiamo mia dare il figlia fermaglietto che è della figlia. e fuggii come un codardo. Vabbè, questa è la Vorrei stessa. poter fare di più, Ma che vuoi fare se ma non pirla? Posso darti il la fermaglietto? vestale si è presa cura di me durante i miei primi giorni qui. Parla poco. Ha un cuore gentile. Povera Beh, ragazza, intrappolata qui con gli occhi chiusi dalla cera. con tutto sto fuoco potrebbe pure squagliare Se solo comunque. si potesse aiutarla. Vabbè, in ogni dubbio. Allora, organizziamo l'inventarius. Recupera, recupera, recupera. No, mi devi far vedere un attimino sti cazzo di scudi. Se c'è qualcuno che para un pochino di tacco punta. Danni fisici 100%, danni magici 30%. Ecco, vedi questo? Lo scudo argento scuro, 100 fisici e 100 magici. Questo spacca dei culi, peserà una madonna per forza di cose. 5, quello che abbiamo noi? 5, onesto, severo ma giusto. Vabbè, questo è uguale, cioè nel senso, più di questo che vuoi fare? Apertura della guardia, danni fuoco. Guarda, io prenderei questo, tanto comunque siamo 100 e 100, in più c'è la magia dalla nostra. E quindi andiamo ad utilizzare questo scudo. Vediamo se Avete potrebbe. un cuore d'oro. Hai visto che cuore d'oro? Ma che ne sai tu? Ora farei anche un'altra cosa. Come ci sta? Ci sta bene, dai. Fa fino, Madonna. Troppo agili siamo. Il sentiero del Signore, signori. Qua il Signore ci sente come. Ci sente come. Qualcuno di voi nell'altra live mi aveva detto che se ammazziamo quel tipo, tra l'altro, senza utilizzare il. Cioè, senza ammazzare quelli che lanciano le frecce, c'era un trofeo. Non che me ne frega molto del trofeo, però. Si potrebbe anche pensare una cosa del genere. Mentre, per il resto, niente, ci dobbiamo rifare tutta sta strada. Due coglioni, mo. Calcolate che. Mo' è pure una settimana che non gioco. Probabilmente moriremo malissimo. Già l'altra volta abbiamo morto male. Però. Grazie, Pigliamosche. Grazie per i 12. Buon anniversario, Pigliamosche. Buon anno, buon anno. Prima della stavolta, un saluto. Grazie mille, Pigliamosche. Grazie. C'era il drago. Eccolo. Guarda com'è stealth questo drago. Bravissimo. Severo ma giusto. Cose le lasciamo perché sti cazzi. Ok. Piano piano, piano piano, vi ringraziamo con calma e circospezione, sappiatelo. Grazie a
Campe Otaku per il primo mese. Grazie Campe Otaku, benvenuto tra gli sportivi oggetti. Spero di aver pronunciato bene il nome, Grazie mille per questo primo mese, benvenuto. E quindi adesso rifacciamoci questa strada. Dove? Ricordiamoci un attimino, piano piano, Mi ricordavo, Giovanotto. Fammi dei coglioni. Poi piano piano, a biondo. Ma che ne sai? Guarda che sciabolata morbida. Quindi l'obiettivo sarebbe quello di provare a fare quel bossino, magari senza ammazzare gli altri. Non ce la faremo mai, tra l'altro. La spada della tempesta sì, ce l'ho ancora. Porca troia, tutti sono venuti. Piano piano, giovani. Portarci vostra, niente. Cristo santo. Anche un pochino incoronatus. Ma è possibile? Con quale cattiveria? Vabbè. E questo è quanto? Questo è quanto? Ale, puoi cambiare armatura? No, nel senso, cioè, volendo sì, ma a livello di peso non possiamo perché siamo un po' pesantini. Questi cazzo dei cani, mannaggia la puttana troia. Vedi, è quello che dico, Demon's Souls, il problema è arrivarci al boss. Oddio, questo è pure facile arrivarci. Ma alcuni sono veramente stronzi. Dai, picciono. Dai, un po'. Guarda come ti capriolo. Come ti capriolo. Sì, poi sul secondo canale, su quel tale Ale Games, riporto il New Game Plus. No, la prima parte ancora non l'ho postata, effettivamente, perché aspettavo di finire la serie sul primo e poi postavo. Quindi domani probabilmente vi porterò la prima, mo vediamo. Mo vediamo. Il Plus... Sì, il New Game Plus è discretamente molto inculoso, nel senso che... Sì. Sono cattivi, sono. E Satan! Sciabolata d'esterno. Grazie Stefano, grazie per la donation, grazie per i 2 euro Stefano, grazie mille. Allora, qua di solito i lupi venivano a coppie, però... Attenzione. Sì, sciabolata. Aspetta, piano piano, un po' alla volta, attiriamoli che questi sono cattivi, questi ci inchiappettano. Uè, sciabolata, sciabolata, vai vai, dove stanno gli altri? Venite, stronzi, vi vedo, uè, vai, biscottino, biscottino, c'è il biscottino. Non mi mangiate il biscottino però, mi raccomando, fate i bravi. Mi sa che ce ne sta un altro solo, ok. Ma come mi ha fatto a colpire se c'avevo scudo alto, mortacci sua? Grazie, Hop, grazie per i 12. Buon anniversario, Hop. Buon anno di sportiveggianza, grazie mille. Addirittura, auguroni allora, Hop. Doppi auguroni. Signori, fate gli auguri a Hop per il suo compleanno, signori. Sulle mani per Hop. Dai, è così che la buttiamo in caciara noi qua, Sappiatelo, non è che stiamo a fare le cose professional. La serie l'abbiamo fatta, le cose professional, lasciamo fare, l'abbiamo fatta lì qua, spaccamo dei culi. Poi chiamiamo la segretaria, come detto, per fare il boss, che lei è più brava a fare queste cose. Noi sbagliamo strada, okay. Dove siamo usciti qua? Ah, qua mi ricordo, qua c'è l'inculata. Piano, piano, fate i bravi. Attenzione. Sciabola, sciabolata morbida. Vaffanculo. Attenzione, questo ci frigge il culo. In tutto ciò continuiamo a consumare erbette. Vai carissimo Satan. Ma noi da qua dobbiamo passare? Siamo sicuri? Ci dobbiamo fidare? Non mi ricordo. Grazie Dave, grazie ad Abema per i 3 ore di donation. Se ne va. Grazie mille per la donation. Poi leggo un attimino, che siamo in una fase concitata. Questa è una fase molto molto concitata, molto difficile, dove si rischia l'inculation. Allora qua, signori, piano di fino. Ce la giochiamo di tacco e di punta. No, e qua ci inculano. Aspetta.
attacco 2. Sai che la magia in teoria si poteva beccare entrambi, ma non è stato così. Curati un attimino con l'erbettina. Intanto lì è rimasto un attimo basito il buon uomo. Però ci sta. Grazie Dave, grazie mille. La spada delle tempeste funziona sì, solo contro... Funziona solo in quella zona, più che altro. Senta, buon uomo, le dispiace se le lancio una palla di fuoco sui denti? Credo che gli sia dispiaciuto discretamente. Scudata! Di fino! Ma che cazzo ne sai? Ma la vedi la sciabola? Ma vedi che sciabola che c'è il nostro Goffredo? Ma che cazzo ne sai, biondo? Attenzione, si para quell'uomo. Allora, facciamo di fino. Venga qui. Voilà! Satan! Lo sai fa questo, giovanotto? Ma che cazzo ne sai tu? Satan! Satan! Questi sono stronzi più che altro perché con il loro scudo... Guarda come mi spaccano la spada, sti stronzi. Allora. Signori, allora facciamo questo test. Non ammazziamo quelli che ci sparano, quindi moriremo male. Però aspettate, per... Facciamo una cosa, scusate. In linea teorica... Se mettiamo l'anello del ladro... Ci vedono meno? Magari non ci sparano quelli, che sennò ci inculano. Il drop che ha lasciato, sì, l'ho preso. Sono le erbette. Ah no, quest'altro. Quest'altro che aveva lasciato? Il loto del soldato. Va bene. No, la magia della guardia non ce l'abbiamo. Quella sarebbe stata discretamente utile, ma purtroppo non ce l'abbiamo. La magia dall'alto? Non lo so, secondo me è più sportiveggiante così. Comunque, ditemi voi, lo facciamo noi o lo chiamiamo la segretaria per fare il boss? Perché comunque la segretaria, come detto, ogni tanto nel tempo libero gioca con Demon Souls, quindi potrebbe anche fare lei, eh. Grazie a Godstander per il primo mese, benvenuto Godstander, grazie mille, gracias. E con la segretaria, va bene, la segretaria. Signori, ma scusate, quando rotola in modo penetrante quest'uomo, perché prende sempre delle badilate nell'ano? Comunque, la segretaria apparentemente non è così brava, l'ha detto che giocava solamente nelle pause pranzo, però, insomma, queste pause pranzo. E poi chiediamo magari se lo fa il figlio, perché il figlio è un bimbo minchia che fa, gioca solo cose un po' così, però magari sti bimbi pro player. Dov'è? Venga qui, buon uomo. No, ma più che altro sapete qual è il problema? Che sto cazzo di Goffredo rimane troppo attaccato al nemico, cioè nel senso dovrebbe schivare un pochino di più. Fa quella cazzo di capriola, ma due passi. Un metro e mezzo fa quella capriola. Puttana troia. Sì, qua è una rottura di coglioni tornarci a sto cazzo di boss. Sempre se ci arriviamo. Dai un po', Goffre, dai. Satan. Aspetta, ci ha lasciato qualcosa? Ma che cazzo ti vogliono lasciare sti barboni malefici? Allora, comunque lo scudo non serve a un cazzo quando fa quell'ondata. Bisogna semplicemente allontanarsi e basta. E basta. Carissimo Lupacchiotto, venga qui, dica.
C'è Goffredo, lo vedi Goffredo? Dai, eh. E niente, goffrediamolo così. Grazie Pretoriano, grazie per i 7 mesi. Grazie mille. Dove cazzo stanno? A lupi. Dai che te vedo. Ah, perché io ho l'anello del ladro adesso. Troppo pro. Però questa cosa del ladro. Poi c'è in culo, vedete? Che cazzo. Ma facci tua però. Goffre, piano piano, Ma come cazzo? Ma scusate, 2 morsi e così, a secco? Vabbè. Grazie, Rewind, grazie per i 33, grazie mille. Lupacchiotti? Possiamo morire così però. Cristo santo. Guarda la madonna. Ma vaffanculo a te e tua madre quella zoccola troia. No, le anime con l'inventario non ci facciamo un cazzo. Cristo santo però. Sti cazzo di lupi de merda. Puttana la mamma in cadaverita. Cristo Dio. Rottura di coglioni. Vabbè, mo vediamo se ce ne andiamo da un'altra parte, perché mi sto rompendo il cazzo di fare sempre sto... Cioè, fare sempre sto boss è anche ottimistica come cosa, perché al boss manco ci arriviamo, quindi... Insomma, neanche a dire che facciamo sempre il boss. A farlo, ad arrivarci. Sarebbe già tanto, Sarebbe già tanto. Se andiamo dritti il drago ci incula malamente. Ci possiamo pure provare, tanto comunque abbiamo perso tutto uguale, però. Qua la strada è molto infame. Molto molto infame. Qua non credo che ce la facciamo qua, Possiamo azzardare, ma... Possiamo azzardare, ma... No, ce l'abbiamo fatta, ok. Ma se non ci inculano sti figli di puttana. Attenzione! Sciabolata! Sciabolata! Bravo così. Forse facciamo prima così, se... Oh, stai calmo, Giovanotto. Vabbè, qua sopra ci sta il drago, quello ti incula. Guarda come ti incula il drago. Arrivederci, caro. Se ne va. Allora. Sciabolata. State calmi che vi inculo le madri. Si è rotti i coglioni. Cristo santo. Cura, bravissimo, severo ma giusto. Cura. Attenzione, bravissimo, Goffredo sei un coglionazzo patentato proprio. Ma il fuoco così poco gli fa. Buon uomo, vieni tu, facciamo corpo a corpo, che qua sennò queste cazzo di magia se ne va. Guardalo come va di fino. Pure tua madre va di fino, lo sai? No, non te cura, dai, che cazzo stiamo a fare, farmacista? Dammi sto cazzo di erba mezza e levati dal cazzo. Venga anche lei, carissimo. Carissimo, dai. E là, guarda come va di penetrazione quest'uomo. Poi il peso supera. Aspetta un attimo. Che cazzo ci stiamo a portare dietro? Allora, erba calante. Su via, l'erba calante. Inviala al deposito. Abbiamo dell'altra erbetta utile. Quanti loti? La spezia ce la teniamo, che la spezia è la spezia. No, però ci avevamo pure qualche altra troiata così, o sbaglio. La spada spezzata che non serve un cazzo. Un'altra bacchetta che non serve un cazzo. Sto scudo poi ce lo riprendiamo. Ma tutto sommato... Scusa, fate un attimo una cosa. Questo però protegge un po' dal fuoco. No, pure quello. Apertura? No, vabbè, questo lo possiamo togliere pure dal cazzo. Ci teniamo questo. Guarda con che leggiadria lo facciamo poi. Grazie a... Jack... Orice per il secondo mese. Grazie Jack, grazie per i 2 mesi. Allora,
Signori, come siamo attrezzati? Discretamente male, ma va bene, ci sta, onesto, severo ma giusto. Riproviamo, facciamo provare al figlio della segretaria, il bimbo minchia, che gioca solo a Fortnite. Tutto si può fare, eh. Fare anche lui. Vediamo il bimbo minchia, dai. Ciao ragazzi, benvenuti sul mio canale Twitch. Adesso io faccio il boss perché io sono un pro player e quindi io faccio i boss li faccio tutti. Aia, mi è arrivata una frecciata, mamma, come si fa? Severo ma giusto, severo ma giusto. È giusto così, eh. È giusto così. Va bene, va bene. E comunque. Si vede che non è pratico dei Souls. Vabbè, ma questi pro player giocano ad altro. L'ultima volta, signore, poi sediamo da qua che mi sto a rompere pure il cazzo, eh. Lascia fare. La segretaria è quella che ci è andata più vicino, però insomma. Drago, dai, che cazzo è qua? Porco due! Ma dove cazzo stava? Madonna, si è messo l'anello del ladro pure lui. Sto fio de una mignotta. Ma che stai fuori? Ma ce l'avevamo nella schiena? Ma che stiamo scherzando? Questo lo prendo. Erba crescente, lascia fare. Piano, piano. Vai, biondo, vai pure da quest'altro lato, va. Grazie, Debs. Grazie per i tre. Grazie mille. Dove sta? Dai, Drago, mo t'ho visto, eh. Drago. Draghino. Draghetto. Aspetta, però, da dove parte il fuoco? Ci dobbiamo accertare di questa cosa. Ah, da molto più avanti, ok. Basta saperlo, basta saperlo. Attenzione agli arcieri della nonna in calesse qui. Metti subito lo scudino, parati, bravissimo, vai, vai, coordinatevi tutti, molto bravi, molto bravi. E vai da cazzo. Ora. Sciabola, orco due, ma cazzo, che ho freddo però, se te fai frega pure da sti quattro coglioni qua. Se ne vai, che ho freddo, con stile. Comunque, Goffredo. No? Com'è finita la stamina? Come fa a finire la stamina così a Goffredo? Goffredo è Goffredo. Finisce la stamina così a gratis. Goffredo, metti la bacchetta magica. Fagli sentire. Ah, sto cazzo, fagli sentire. Aspettate un attimo, biondi. Mi devo curare un attimo. Mi date il tempo? Posso? Vabbè, sparate. Sparate, onesto. Bravissimi. Tu, là dietro, bravo. Manca qualcuno? Beccate sta magia. Guarda che magia. Chi è? Ti è piaciuta la magia, giovane? Ora a te. Boom! Basta queste freccette. Andate a giocare sotto casa dei nonni invece di rompere cazzo a me. Dai, metti questo. Bravissimo. Bravissimo. Poi mi riattrezzi con la sciabolata morbida. Aspetta, giovane. Facciamo spazio che qua non ci entriamo. Satan! Bravissimo. Io però qua nella spina dorsale. Orco 2. Ma che stai fuori? Guarda, Cristo, però questi solo guardandoti ti tolgono tre quarti di vita. Che cazzo è? Grazie BK, grazie per i 7 mesi. Grazie mille. Ma l'armatura purtroppo siamo un attimino sciammete attrezzati malino. E dai, fagli il colpo nelle scapole. Puttana leva troia. Dai che ce la puoi fare, Goffre. Bravissimo. Pialo bene, cazzo. Niente, il muro pia, Goffredo. Che te stai a curare? Portasci tua. Dammela a me le erbette. Dammele a me. Che cazzo ci devi fare con le erbette? Piano piano, signore. Allora, facciamo una cosa. Facciamo così, onesto. Severo ma giusto. Tanto non serve a un cazzo il... cosa. Facciamo noi a secco, così. È inutile che stiamo qua a gigioneggiare, cazzi e mazzi. Leva di qua, dai, coglione. Dove sto?
Porco. Ma non si muove Goffredo, signori, basta. Andiamocene da questo posto di merda. Cristo santo, Goffredo, cioè, c'ha una pesantezza nelle ginocchia che è una merda. Goffredo, ma vattene a fanculo, puttana la troia di Eva. Che cazzo, eh? E sti cazzi, signori. Sti gran cazzi. Levati dai coglioni, Goffredo, per piacere. Qua sennò bestemmioni a non finire. Il quadretto lo inviamo al deposito, che non ci interessa. Damose da un'altra parte. Allora, mi dica, per la scanalata, come siamo messi? A pesantezza siamo messi di merda. Gambali dell'antico re. Anche sti cazzi, nel senso. Anche se ci proteggono un po' di più dal fuoco nella prossima zonina. Vabbè, famo così, va. Dov'è la pietrona? Aspetta, leva sto stanello del ladro che... Va bene tutto, ma fino a un certo punto. Vai di odoroso. Di tacco punta. Andiamo alla forgia, signori. Grazie Sbilio, grazie per i 4, grazie mille. No, dai, signori, rotter cazzo, il bossino, eh. Allora, qua vediamo un attimino. A parte che abbiamo già la spada un po' inclinata. Vai, vai. Bravissimo Goffredo. Il tempismo è il tutto. Guarda, resistono pure ste cazzo di lucertole di merda. Portarci loro. Deck. Bravissimo. Ora, damose. Allora, qua, vabbè, attiveremo dopo questa situazione. Per il momento. Sì, sì, arrivederci. Non acquisto niente, cioè. No, no, non c'ho niente tanto. Cazzo. Che acquistiamo? Eh no, più che altro sono loro che sono discretamente cattivi, signora. Questo è un piccolo, piccolo dettaglio. Allora, lì c'è qualcosa da prendere. La riusciremo a prendere? Mai nella vita. Madonna, madonna, pietrata sui denti. Non curarti qui adesso, però, Goffredo. Possiamo farlo con comodo a casa. Guarda come ridono, senti come ridono. Ci riprova, Goffredo. Tenta di... Bravissimo, sostanza bianchiccia. Lasciamo stare. E qui penso che ci prenderanno a picconate tra capo e collo, come se non ci fosse un domani. Qua comunque pure l'altra volta mica siamo riusciti a attivare sta merda di cosa. Non mi ricordo come si faceva. Vabbè, nel dubbio lasciamo stare. Ora qua siamo un po' nel buio. Signori, madonna come l'abbiamo preso di prepotenza questo bagarozzo. Lascia fare, eh. Beh, dai, voi. Per il momento questi sono fattibili, almeno questi. Sì, ma hai il meccanismo questo qua. Effettivamente adesso si vede molto più palesemente. Bastava andare qui e fare tac. Per dire, questo semplicemente per andare a eliminare magari quei rompicoglioni là sopra. Che poi, vabbè, non ci servono, nel senso che... Anche se non so se sotto si va da qualche parte. No, credo di no. Aspetta un attimo. Carissimo. Come va? La finiamo di lanciare ste cazzo di miccette. L'anima degli mortacci tua. Sciabolata. Sciabolata morbida, tra l'altro. No, attenzione, attenzione, Goffredo. Datte un attimo, Goffredo, che quello deve apre il culo. Guardalo lì di fino. E Satan. Sciabolata. Sciabolata di Goffredo. Ma che ne sai, biondo. Levati dal cazzo, tu, per piacere. Ma finiamo di lanciare ste pietroline. No, leva sto coso. Ascia da battaglia che non serve, almeno a noi. L'erba piena, va bene. L'erbettina ci sta. Allora, lascia, me la lascia, lascia. Via al deposito, va. Noi ci abbiamo le cose, no. Piano, Goffredo, non fa ste cose quando siamo ai piani alti, perché sennò famo direttamente erbotto. Anima del soldatino famoso, molto bene. Attenzione all'ascensore. Piano piano, piano piano. Vai di fino, bravissimo. Vediamo, sopra c'è qualcosa? Credo di... No. Facciamo il giretto, bravissimo, bravissimo.
Allora, vediamo un attimo se c'è qualcosa. Sì, qualcosina c'è. Ok. Ho un oggetto interessante, può rimanere tranquillamente lì. Lo scudo d'argento diminuisce di... Sì, fatemi vedere lo scudo d'argento scuro. Vediamo un attimino nella descrizione. Allora, fisica. No, da qua dobbiamo vedere. Grazie Marco. Grazie a Marco Sganabor per gli 8 mesi. Grazie mille Marco. Gracias. Allora, ma in realtà nella descrizione non dice niente a livello di diminuzione dei danni magici. Se non è scritto la vedo difficile, però dovrebbero almeno scriverlo. Almeno, se no come cazzo fai a capirlo. Oh, oh piano, mettiamoci dritti per piacere. Il nostro Goffredo tutto insanguinato. Mo proviamo, però a parte che dobbiamo anche curarci un attimino. Capriolone grandissimo. Allora adesso aspettate che qua ci sta uno di quelli che... Tu sei morto così? Mi spiace. In modo... Aia. Stava girato proprio la spina dorsale. Molto bene. Allora proviamo con questi tipo. Solo quando ce l'abbiamo attivato tipo di tacco punta. Vediamo un po', così li facciamo 2-10. Se lo togliamo... Eh no, se lo togliamo ci inculiamo. Porco di... Gibacco. Che Cristo stai facendo, Goffredo del cazzo? Puttana la mamma. Non funziona, signori. Non so che dirvi. Con le bestie non funziona la parata. Cioè, sta così, ma la bestia attraversa lo scudo. Non saprei. Va bene, comunque. Onesto, onesto. E niente, ripartiamo da qua. Tanto non è che abbiamo fatto tanto. 10 minuti abbiamo fatto, però. Porco due. Cristo Dio, però, Proviamo con questi? Vabbè, tanto ormai se perdiamo le anime, sti cazzi. Buon uomo, fammi riprova un attimo qua. Allora, sempre 210, bravissimo. Riprova un attimo, 210. Bravo, così, severo ma giusto. Tu rimani là, il fatto è che... c'è un così a sti cazzi. 278, è vero. E questa è un'inculata, perché io adesso l'altro scudo l'ho lasciato a casa. Mannaggia la mamma puttana. Battelo assa... Però scusate, se non è neanche nelle descrizioni, questa è un'inculation. Questo è un problema. Anche perché io ho là l'arco, c'ho. Quindi come facciamo? Come facciamo? Mo facciamo un'altra cosa. Qua mi ci metti questo come arma secondaria. Fai così, va. Ci organizziamo in questo modo, signore. Mettiamo lo scudo e la spada e il catalizzatore sempre lì. Grazie Nicolino, grazie per gli 8. Dove stanno sti cazzo dei lupacchiotti del cazzo? Venite qua, dite una mignotta. Non gli devi dare le spalle, Cristo di Goffredo morto. Naggia la puttana di tua madre, Goffredo. Che Cristo. Si vede un cazzo qua comunque, ma non è per... Scusa. Niente. Dai, Goffre. Dai, coglioni. Shabolation. Bravissimo. C'è qualcun altro? Sento qualche stronzetto. Ma che te lanci e cose? E qua ci dobbiamo andare dall'altro lato. Vabbè, anche rottura di cazzo. Solo che mo per abituarmi con il lancio delle magie qua è un po' complicato. Se ne va, Goffredo. Che cazzo di ridi, giovanotto? Ti è, becca del tuo baiocco. Ti è. Vediamo che... Orco...
Organizziamoci, buon uomo. Bravissimo anche tu, ma Goffredo è più bravo, eh. Non vorrei di niente. Yeah. Curati, va. Grazie Ale, grazie per i 15. Grazie mille. Allora, piano piano, qua signori che ci inculano male questi. Scudata. Poi ci dobbiamo andare a riprendere l'altro scudo, allora. Poi, dopo che abbiamo fatto il boss, ormai. Che rottura di cazzo. Ma è un problema, perché fare il boss... Cristo morto. Quanta cazzo... Gesù Cristo incoronato, comunque. Grazie a The Cat with Hat per i 21. Grazie mille. Gracias. Vabbè, damos, andiamo a piegare il cofano. Ma signori, ma non ci posso togliere la barra della vita questi col piccone? Obiettivamente. O no, Bagascia, dica anche lei qualcosa. Grazie a SimSims per il primo mese. Benvenuto SimSims. Grazie mille per il primo mese. Benvenuto tra gli sporti veggianti. Dai a forcina del Giada, appena fa il culo, sì, via questa forcina del cazzo. Anello della forza, va bravissimo, grazie, sto qui, organizziamoci un attimo, leva sto baracchino. Dammi il mio, biondo. No, siamo pesanti? Che rottura di cazzo, non ce lo metti. Allora, mi butta queste pietroline di là, per piacere, vai, vai, butta tutto, bravissimo, poi. Mi dovresti fare un'altra cosa. Levati dal cazzo. Ma vai a fare in culo. Questo lo rimettiamo qua. Buon uomo, dai, 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 veloce, veloce. Prima che parte la sciabolata qua. Allora, in realtà questo com'è? Peso 60, la madonna. Come 60? Azzardato questo peso 60. Questo mi sembra anche abbastanza aggressivo. Peso 6. 130, 70. Quello però col fuoco, insomma. Vabbè, pure questo 70, sti cazzo. Ciao carissimo. Ciao ciao. Fammi rimettere lo scudino mio. Metto lo scudino però, sennò che cazzo stiamo. Vai giovanotto, riproviamo a non farci inculare però stavolta, perché insomma, pure la forgia, dai. Sì, l'armatura nell'inventario me la tengo perché vorrei... Oddio, dovremmo prima livellare in realtà. Secondo me dovremmo andare a livellare... ma per livellare dobbiamo finire prima l'altra zona. E la parte dove si livella meglio era quella con le cose, no? Che erano i piovrone, sti cazzi che... facciamo. Era rottura di cazzo, però, eh. Gana rottura di coglioni. Ma che cazzo vuoi far mamo per fare un livello qua? Orco. Cioè signori, umanamente impossibile questa cosa. Cioè ci sciottano questi. Che cazzo di livelli dobbiamo fare qua per essere un po' più competitivi? Leva sto cazzo di coso. Fai venire il lupacchiotto. Bravissimo. Togli dal cazzo. Gli altri lupacchiotti dove stanno? Vai, lupacchiotti. Satan. Tieni il lupacchiotto. Tieni il lupacchiotto. Satan. Tieni il lupacchiotto. Là. Sac. Stacco punta. Bravissimo. Occhio a questi che comunque col piccone ci stanno fa, eh. Ma voi non ce l'avete il piccone, no? Allora, dove cazzo andate? Senza il piccone, buon uomo. Che stai a fare? Attenzione. Allora, a questo gli lanciamo un po' di... Là, a giovanotto. Così se lancia le magie. Attenzione. Cristo Santius. Un attimo è stato. Cioè, vi pare che ci arriva una sciabolata del genere e ci devasta l'animus? Dove stanno le anime mie? Qua. Con quale tristezza abbiamo perso le anime. Va bene. E... allora. Usiamo il glitch e diventiamo definitivi. No, anche no. Vieni qua, carissimo. Uomo, vieni tu. Giovane, vieni tu. Dai, te devo lanciare la magia. Guarda, è quasi magia Johnny.
Vaffanculo. Ma porco... Ma Cristo Dio, ma non è fattibile. Come cazzo è che il suo piccone va attraverso il muro? La sciabola di sto coglione di Goffredo non taglia neanche il tonno. Cristo Dio. Cazzo è? Dove stava quell'altro? Fermi tutti. E che cazzo. Porco. Siamo calmi, eh? Volano parole grosse. Le vostre madri sono delle grandissime lavoratrici on the road, lo sapete? Sono appassionate di gingilli. Allora, no, anche perché qua prima è mosto a pensare, prima di arrivare al ragno, madonna quanta cazzo di strada che ci dobbiamo fare, va sto cazzo di piccone, per piacere, butta il piccone! Sec. Grazie a Portuguese di Danny per i 5 mesi, ho detto anche un po' così, eh. Grazie Danny, grazie per questi 5 mesi. Gracias. Allora, stiamo calmi perché qui anche c'è da lavorare un attimo sulla situazione. Prima di tutto, ammazzo te, brutto figlio di zoccola. Però mi sposto in questo modo perché abbiamo necessità di fare la stradina. Andiamo di fino. Metti la bacchetta, Mondial casa ti aspetta. Ah, stronzo. Chi è? Beccato. La cicogna. Ma perché lui ha questa velocità di Cristo nel lanciare le madonne? Oddio, forse nel lanciare le madonne siamo più veloci noi, però. Guardalo lì come cambia mano di tacco punta. Pure tua mamma cambia mano, lo sai? E niente, ho finito la magic. Buon uomo. Mi servirebbe un anello un po'... Ma che cazzo è? Ma proprio di merda ce l'abbiamo sti cosi qua. A riccioli d'oro. Fatene un culo. E questo è quanto. Grazie Loyality, grazie per i 3 euro. Grazie mille per la donation. E quindi... Allora, aspetta un attimo che qua dobbiamo... fare una cosa tecnico-tattica. Qua attenzione, attenzione. Guarda dove metti i piedi, Goffre. Guarda dove metti i piedi. Piano, piano, lascia fare. Mamma mia, i pro. Va bene. Ora, potremmo scendere, ma potremmo anche non scendere. Noi che fa? Scendere? O non scendere? Ah no, là è chiuso. Dovevamo prima... No, questi qua c'è il culo. Senti un po', metti una boccettina. Facciamo anche due. Che sta a guardare il prezzo. Allora facciamo un tacco punta. Con questi è pure sprecato. Però sa come, siccome Goffredo si fa inculare facilmente, bravissimo Goffredo. Oh, guarda che combriccola. Attenzione, questi c'hanno i sacchi proprio. Questi ci prendono a sacchi sui denti. A sacchettate sui denti ci prendono. Se puoi, tira la leva. E abbiamo aperto il cancelletto. Sì, uomo tigre, sicuramente questo gioco fa il caso tuo. Se vuoi migliorare la dialettica bestemmiatoria, assolutamente sì. Ma tutto il New Game Plus, proprio una finezza, che c'è. Zack, zack. E... non mi ricordo, cadeva pure questo. Nel dubbio ci mettiamo qua, va, al massimo. No, ok, questo non cade. Occhio all'uomo del piccone che... Zack, zack. Bravissimo. Così ci piace. Sciabolatore. Senza macchia. Non vedo un cazzo niente comunque.
Oh, state fermo tu, porca puttana. Shabolation. Andiamo a caso? Credo di sì, credo di sì. Qui c'è gente. Questo è dove stavamo prima. Questo però non l'avevamo ammazzato. Vabbè, rifacciamo il giretto e via. Scusa, caro, eh. Ma sa com'è. Qua c'era quello che ci aveva lanciato la magic. Magic moment. Via. DualSense effettivamente cambia l'esperienza di gioco, è poco percettibile. Allora, il DualSense in Demon's Souls non è che sia particolarmente utilizzato al massimo, però la vibrazione si sente che è fatta meglio, nel senso che sia quando lanci gli incantesimi, quando dai le sciabolate, lì si sente anche quando magari hai la torcia in mano, è come se senti le fiamme proprio, la vibrazione delle fiamme. Però sì, è sfruttato in alcuni frangenti. Bene, tra l'altro, bene. Non credo sia forse il massimo del massimo di sfruttamento. Zatan, occhio a questi che vabbè, mo al New Game Plus, vedi, a Christian ci ammazza tutto, pure le scoregge random. Cioè, se Goffredo scoreggia, muore. Veramente pericolosissimo. Fa il giro Goffremo, ci stanno una manicata di ste cazzo di lucertoline che... Meglio che le facciamo tutte con la magic, che se ci avviciniamo ci inculano male. Ma male, 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 quindi. Oddio, qua non è neanche strettamente necessario, però nel dubbio... Comunque numero. Fa comunque curriculum, Goffredo. Bravissimo, severo ma giusto. Beh, quella là sotto, lasciala là sotto, non è necessario fare gigioneggiare eccessivamente. Che poi effettivamente qua è pure inutile che andiamo a piastri cose. Nel senso, è per recuperare ste scheggette qua, tutto sommato. Ma poi sono morte quelle là da sole? Di vecchiaia. Vabbè, onesto. Allora, qua attenzione che ci stanno questi con la sciabolata morbida, che però è anche infuocata. Quindi noi, da buon nobile di finezza, gli tiriamo emicette e vaffanculo. E qua, giovanotto, dai, sciacchete. Vattene a fanculo, dai pure tu. Tacchete. Non lo sai che Goffredo è nobile, buono uomo. Attenzione, martellata morbida. Bravissimo Goffredo, bravissimo. Ora ricordiamoci che mi sa che là ce ne andiamo. Dove cazzo ce ne andiamo qua? Allora, prima di tutto, attenzione, questi sono armati e pericolosi. Questi sono lavoratori aggressivi, mica. Mica di tacco punta vanno. Madonna, che quanta cazzo di roba ci avevano. Cioè, bravissimi significa che lavorate abbastanza bene. Però mi state riempendo in merda. Va bene così. Grazie a SimSim per l'euro. Grazie Sim, grazie per l'euro. Grazie, grazie mille. Grazie cara, grazie mille. Allora, là attivavamo quello, scendevamo là, facevamo tacco punta. Ok, quello adesso lo andiamo ad attivare. Va benissimo, anche perché ci serve. Magari lo utilizziamo per recuperare quella cosa lì che c'è lì sotto. Non necessariamente, più che altro. Non era necessario, ma va bene. Bravissimo, bravissimo, bravissimo. Madonna mia, i rischi di Goffredo. Però lui è così, è eclettico. Mo morivamo come dei coglionazzi là nella forgia del di Ed, il minchione là. Va bene, va bene. Che comunque c'avamo la scorciatoia per tornare qua. Però due coglioni. Per dire.
Prendi l'erbettina santa qui. E non è culo, signore, era tutto calcolato. Noi calcoliamo al millimetro, che cazzo ne sapete, questo Goffredo. Mortacci della mamma puttana, to. Allora, attenzione che qua spiccionano tutti, eh. Ok, levati al cazzo. Attenzione, questi col piccone sono quelli più figli di puttana, sono quelli con la mamma più repressa e più lavoratrice, ve lo dico io. Vedi, questi qua alla fine ci vanno de mano. Però quelli col piccone, insomma, ce l'hanno piccolo. Allora, prendi le grandi schegge o le schegge grandi. Prendi quello che ti pare. Allora, piano piano, signori, piano piano. Che qua non mi ricordo né dove stiamo andando né cosa stiamo facendo. No, dove stiamo andando, sì. Verso il boss, perché tanto qua sempre verso il boss si va. Ora, qua qual era che cadeva? Tutte. E quindi io poi dove vado? Una mamma puttana, vedi? Vedi questo col piccone come viene stealth? Ma tu non lo sai che Goffredo c'ha gli occhi anche dietro la schiena? È tua mamma che c'ha altre cose. Dove cazzo stai, Goffredo? Che c'ha altre cose dietro la schiena. Vai, Goffredo, bravissimo, vedi? Mamma mia, come sei pro. E mo, fatta chiamare il cazzo, però, Goffredo. Allora, buttiamo un po' di ste merde che abbiamo preso. La clava, le cose, ma che... Levi pietre, ma... Dai, eh. Bravo, Goffredo, così ci piace. Clava grande, via, vedi? Questi c'hanno una clava grande, ma... Per sopperire ad altre mancanze, Goffredo ce l'ha già di suo la clava grande. Dove... Goffredo, un attimino, qua ci facciamo male, eh. Aia, dove stiamo? Oh, Cristo santo, abbiamo rifatto tutta la strada indietro, Goffredo. Mannaggia la puttana di Eva. E prima dovevamo far scendere... Il ponticello, se c'è un ponticello che scende, non mi ricordo. Vabbè, rifamo tutta la strada, dai. Goffredone, vai, vai. Facci sognare, non ti preoccupare. Intanto stiamo qua, tutto sommato, eh. Allora, qua basta che... No, già hai sbagliato strada, Goffredo. Non ci stiamo capendo, eh. Se 15.000 anime le vogliamo perdere, sì o no? E beh, dai, ma impegniamoci un attimo. Perdiamo queste anime. E poi con 15.000 anime, mo... Neanche la puzza di un nuovo livello sentiamo. Attenzione, è sempre l'uomo piccolo. Allora, qua questi lanciavano le cose, mi ricordo. Vedi, c'era quello là che faceva il minchione. Quindi noi adesso... Ma come cazzo mi fanno a prendere di striscio ste cose? Ma signori, dai. Porco due, ho usato l'erbetta troppo potente. Mo sta tutto stonato. Non lo credo. Aspetta, occhio alle pietre, occhio alle pietre. Bravissimo, Goffredo, come schivi tu le pietre. Un po' meno, Goffredo. No, questi falli a mano, va. Là. Bravissimo, Goffredo, così si fa. Uè, giovane. Che cazzo, eh. Tacco punta Goffredo style. Dove erano le scale? Avete visto delle scale? C'avevamo una scala? Dove era la scala? Questa scala, tipo? Io non la vedo comunque la scala. C'è una scala? Noi siamo saliti da là. Siamo arrivati qua. Poi abbiamo fatto tutto il giro. Non lo so, signori. Non... Lascia fare. Poi ci guarderemo. Se cadiamo un'altra volta, cosa estremamente probabile, ci daremo un'occhiata. Allora, facciamo così. Bravo, Goffredo. Bravo. Guardalo come... Come viene inculato uguale. Ah, no. Aspetta un attimo. Cristo Dio. No, Goffredo, madonna, meno male che ha fermato la magia, che qua succede un macello. Goffredo, qua, è vero, è qua che abbiamo la scala, scusate. Mo me sono ricordato, la scala, così scendiamo alle spalle dei farabutti figli di una gran zoccoletta della mamma. E gli inculiamo lo zio. Se è vero, ma giusto. Allora, ci mettiamo qua, dite che qua me la tirano la pietra. Signori, guarda che arriva Goffredo, eh. Guardalo come arriva a stealth, Goffredo. Sciammete. Senti la fiamma di Goffredo. Ah, quello è morto di rimando. Sciabolana morbida e via. Vabbè, Goffredo, comunque, nerbetta verde qua ce l'abbiamo. Spippoliamo.
Bravissimo. Basta, Goffredo. Sappiamo che sei così, come hai detto, eclettico, però. Di non farci inculare male, per piacere. Allora. Qua, sì, mi ricordo, c'erano cani, cose, un sacco di bestie. Vai, fa venire il cagnolino. Dove stava il cagnolino? Frio della mignotta. Stava là sotto. Eccoli là. Cagnolini. L'anima degli mortacci vostra. Ve lo dico. Allora, prima un tacco punta. Un altro tacco punta. Poi eventualmente una finezza anche lì ci arriva. No, vedi che prendi la balaustra. Qua dovresti. Bravissimo, Goffredo. Vedi che hai evitato anche il fuoco. Questa volta no, Goffredo. Questa volta un po' meno bravo. Puoi fare di più, secondo me. Puoi fare. Vedi, quando stanno cappottati. Orco 2. Guarda, questo che mi voleva morcicare il culo, sto fio della mignotta. Dove sta l'amico tuo? Io ho visto che eravate in 2. Eravate in 3? Quanti cazzo siete? Oddio, vengono con la gita questi. Attenzione! Sciabolata! Guarda, sti cani del cazzo, mannaggia la puttana. Orco. Gesù! Gesù, siamo morti così? Cristo di Dio morto, anche lui, in amicizia, solo che lui rinasce così, anche noi. Solo che abbiamo perso le anime, però va bene. Piano piano, signore, stiamo qui dietro l'angolo. Sto paio di palle, stiamo dietro l'angolo, Dio Cristo. Piano, bravo, bravissimo. Allora, Goffre, piano piano. Bestemmia lì sul dente. Vai così, di fino. Allora, questi per favore skippiamo. Mo' li skippiamo e perdiamo le anime, vedete? Non ve lo dico. Dove sta la porta? Porco. Apri ste cazzo di cose. Levati dal cazzo. Madonna mia. Così, Goffre. Goffre, Cristo di Dio. Te ne affanculo, per piacere, va. Dove cazzo vai? Madonna, questi colpiccone, mannaggia la puttana. Prima o poi ven culo la mamma, eh. No, anche no, perché credo sia un po' bruttarella, non ve lo dico. Senza offesa, sia chiaro, però. Non avete quelle sembianze proprio di fashion style, eh. Quello mi ha seguito. Eccolo, lo sapevo che mi seguivi tu. Tu c'hai quello che si accende. Preso direttamente dal cassetto della mamma. Allora, siamo da qua. Dopodiché. Allora, qua ci stanno questi che si divertono. Sti gran cazzi, non ce li metti. Noi facciamo così, di tacco punta, di fino. Lasciamoli perdere perché sti cazzi. Ripartiamo da qua. Allora, piano piano con sti cazzo di cani, le mamme puttane pure. Ce ne metti. Pigliali direttamente così, sti cazzo di cose. Ma mirali almeno, Jesus Christ. Madonna, con che capriola. Tacchete di fino. Tacchete di fino anche lì. Bravo, riprendi le animelle e fai come se fossi a casa tua. Goffre. Ora qua dobbiamo un attimino capirci perché. Bravo, così ci piaci. Occhio ai cani però. Che questi cani sono fide una cagna. Vai, vai, salite, salite, prego. C'è posto per tutti. Attenzione. Attenzione, si è bloccato alla curva il cane. Tua mamma la sa fare la curva? Dritto per dritto. Attenzione, siamo peggio dei cani noi, guarda. Sciabolata. Ce n'era un terzo. Mo' vediamo un attimo perché qua ci stanno pure ste cazzo de. Cristo Santius. Aspetta, ancora non muore? Insiste? Aspetta, aspetta, ne arriva un'altra. Scusa, eh. Attenzione. Magic. Shabolation. Erbettina. Tra l'altro mentre siamo in fiamme, quindi il massimo dell'effetto dell'erbettina proprio, eh? Ora torniamo. Prima i cani erano tre, mo uno ci starà aspettando in agguato da qualche parte, perché insomma. Eccolo là, vedi? È che non lo sapevo. Fio della mignotta, vieni qua, stronzo di merda. Dove vai? Che fa? Scappi? Codardo. Codardo. Ora, piano, sciabolata, ma piano, 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 dove stiamo andando? Non saprei, quindi darei un'occhiata anche qua.
Il peso mandalo a fanculo. Allora questo va bene così. Mandiamo dell'altro. Aspetta, ho visto una figura losca lì sotto, ma scudo d'acciaio invialo al deposito. Che altro ci abbiamo? Vabbè, queste. Il fatto è che noi appeso siamo messi un po' male. Nel senso, come siamo messi appeso? Peso attivo 23 su 60. Ma come 23 su 65? Quindi dovevamo stare in teoria anche in fast roll proprio. È vero, neanche per il cazzo. Ma neanche per il cazzo. No, più che altro perché ci mettevamo anche l'altra spada. Solo che io qua lascio questa che abbiamo adesso perché ci serve protezione dal fuoco una volta che arriveremo al buon ragnozzo. Arrivarci al buon ragnozzo prima di tutto. Però mettendoci la buona volontà magari e anche un buon bucio di culo. Niente, non c'è un cazzo da fare, questo è veramente fili di zoccola. Usa le erbette verdi che ce ne abbiamo una manicata almeno. Le consumiamo. E Cristo, però pure tu, Goffrede, ti devi un attimino imparare che se partono loro, loro sono nettamente più veloci di te perché tu sei una merda sotto questo punto di vista, quindi... 18 erbette ci vogliono per... Quanta salute, Goffredo. Bravo, vedi? Basta fare così e facciamo meno figure di merda, no? O anche così, a piacere. Ora, gira la ruota. E torniamo indietro. Sì, la spadina magica ce l'abbiamo, ma è veramente lenta. Nel senso che già ci spacca nel culo così. Per carità, quella si potrebbe anche mettere. Però non... siamo un po' lenti. Un po' tanto. No, questo sta a raccogliere il fogliame. Era tranquillo. Poverino. Allora. Sì, no, io in realtà, vedete, siamo abbastanza leggeri perché prima stavo utilizzando quella di arma, questa qua, in modo tale che arriviamo al 44%, tra l'altro, possiamo ancora andare un pochino in più, però. Inviamo un po' di cose al deposito e che altro devo fare? Non mi ricordo, mi sa che qua... Arriviamo prima alla zona del bossino, va, perché onestamente non mi ricordo... quanto ci manca, però mi sa che ci... Ma qua scusa. Lasci fare. Era qui a sinistra, se non sbaglio. No, dove cazzo era? Aspetta che non mi ricordo. Oh, giovane, no, ho sbagliato. Sbagliato, scusa. Era. Perso male? Aspetta che mo ritrovo la strada, forse. Forse. Ah, era qua, ok. Va bene. Vai di fino anche qui. Ora. In realtà credo che tra le altre cose uno degli... Come detto, non è che vorrei fare i trofei, però ma giusto per provare qualche cacatella così random. Ci sarebbe anche da aiutare qualcuno a fare un boss. Occhio che qua esplode il mondo. Vai giovanotto, vai. Bravissimo. Mira qua però. Bravissimo. Madonna mia, però, con quale leggiadria, tra l'altro. Hai visto, buon uomo? Aspetta un po'. Qua succede un magia, qua è tutto esplosivo, caro. Dobbiamo stare attenti. Va benissimo così. Vado io? Tiè.
Sì, eh. E niente. C'è un cazzo da fare che... No, questo non ci facciamo un cazzo, Goffre. Piata in erbetta fatta bene qua. Benissimo, Goffre lo sta. Aspetta, non vedo un cazzo. Lancio la bombetta, bravissimo. Bravissimo, così, uguale. Grazie Davide, grazie per i 9. Grazie mille Davide. Allora, ma il boss non mi ricordo dov'era, nessun segno di demone. Avvisatemi, avvisatemi. Non mi ricordo un cazzo. Sciabolata, sciabolata, guarda come fa di magic. Però con una lentezza abbastanza importante. Ci stiamo avvicinando apparentemente. Ecco, abbiamo ancora la possibilità di morire però. Così. A kamikaze. Giovanotto, sto qua. Sciangete. Sciangete. Tiè. Pronto. Allora, occhio che qua, come sempre, c'è inculata dietro ogni angolo. Il fatto è che non vedo neanche gli angoli, per dire. È troppo buio anche per vedere gli angoli. Allora, ok, qui c'è il mega ascensore da panico. Lì si sale. Piano piano, giusto per vedere. Ultimo di finezza, questo già ce l'avevamo comunque. No, più che altro poi per rivenire qua mi sa che ci dobbiamo fare un po' di stradina. Però vabbè, va. Nel dubbio famo una cosa. Poi, poi, poi. Secondo me qua ci converrebbe mettere tipo quello che c'è da resistenza al fuoco, eh. Azzardo. Inizio a preparare perché non mi ricordo dove che stava. No, non qua però, no, non è vero, non stava qua. Così. Sì. Ok, no, non mi ricordo. Sta zona pure è un po' bruttarella. Vabbè. Signori. Se va. Ragno corazzato. Di fino. Sciabolata morbida. Sciabolata morbida. Sciabolata di Chrysanthemius. Attenzione, vabbè, questo ce lo teniamo, va bene, ci sta onesto. Magari in erbetta fatta meglio. Ok. In realtà io potrei anche avvelenarlo eventualmente. Non so se funziona contro di lui, però. Proviamo. Credo di no, però. Sto santi. Jesus, siamo morti, siamo morti. Date con frema di brutto, te devi dare. Guarda con che sciaboletto. Allora, no, mettiamo questa, abbiamo capito. Aspetta un po'. Che Cristo è? Zen. Ma non dietro, guarda, porco. Cristo santo, però, signori. Vabbè, quando ci tira quello non ci possiamo più muovere, quindi ci sta, però. Obbligatorio. Vabbè. Prima o poi.
non sto manca a PA tra l'altro, no. Quando siamo infuocati non possiamo fare granché. Arca troia. Vabbè, non è così. Porca la troia. Di nuovo, di nuovo, di nuovo. Vabbè, date, non date. Bravissimo, curati. Cristo Dio. Madonna però. Grazie Adelino. È un problema tecnico-tattico questo, devo dire la verità. Fino a quando tira questo è un pochino, possiamo pure evitare, ma questa no, quindi siamo a cazzo. Questo. Allora, curati un attimino. Stare parati. Sta cazzo di ragnatela ci cura sempre. No, ma come cazzo l'hai fatta a prendere quella ragnatela in faccia? Attenzione, morti. Oh, Goffrey, quando fai queste cose poi ci piaci. Solo che non le fai mai. Bravissimo, se vero ma giusto. Dattemo, datte. Che motte in cula, bravissimo. E se ne va. Aspetta un attimo, fatemi ricaricare Goffredo qua. Se ne va. Aspetta un po', porco. Ma che è da dietro al muro, ma piato. Aspetta un attimo, fammi. E niente, questo c'ha una mira. Cazzo di ragno. Un attimo che riproviamo. Questo non doveva succedere. Questo è successo. Questo è andato a incularsi. Cristo Dio, ste ragnatele di merda, vaffanculo. Ste ragnatele devo evitare, quelle ci inculano, non il fuoco. Sì, pure il fuoco, diciamo che non è proprio amichevole, diciamocelo però. La madonna però. Morti male. Vabbè, almeno curati. Così. E cos'è? Eccoli. Cristo Santius. La magia della zia. Bravissimo, preso in pieno. Bravissimo, severo ma giusto. Andare avanti, Cristo Dio.
E che cazzo. Almeno questo, signori. Buon Goffredo se l'è levato con molta difficoltà, però, eh. Olè, giustizia è fatta. Allora, animale non è che ne abbiamo poi tante, però, eh. Forse c'è un livellino, forse. Comunque. Dai, è così, signori. Abbiamo utilizzato un quantitativo di erbette che praticamente ci rispendiamo tutte. Però, adesso andiamo al Nexus, un livellino ci esce, forse. Signora carissima, l'anima di rimortacci, tutto posso dire. Tocca il demone dentro di te, va bene. Cazzo, uno ce ne esce e poi manco le erbette. Mortacci tua. Allora, qui ci vorrebbe una puntina di... Tutto ci servirebbe in realtà. La resistenza, vabbè, per portare attrezzatura ci sta. Però un attimo di salute, signori. Un po' di salutina ci sta anche. Va bene. No, ma le altre non ci arriveremo mai a questa utenza. Per il momento sì, le altre anime credo che le utilizzo prima di tutto per rimettere a posto l'attrezzatura, perché però abbiamo fatto, vabbè, un altro pochino forse. Qualcosa ci esce, bravo. E... guarda, al massimo mi puoi... Madonna, pure solo sterbette c'hai? Non servi a un cazzo, allora. Allora, fatemi vedere un attimo queste altre zone come erano organizzate, perché qui abisso corrotto va bene, ci siamo. Qua è nel secondo punto di questo, si poteva livellare. Il problema è il primo punto. Il primo. Più che altro... Sì, vediamo un attimo se ci dice qualcosa, ma tanto non in realtà. Hai incontrato lui. Quegli sciocchi e ora ci hanno intrappolati qui nel... È tutta una farsa, te lo dico io. Nient'altro? Ciao, caro. E... allora. Qua ci fanno malissimo, eh. Qua ve lo dico, ci fanno veramente malissimo. Però potrebbe essere una buona idea per recuperare qualcosina. Prigione? No, prigione. Prigione non mi sembra proprio il caso. Qua la città del tunnel, insomma, sono un pochettato. Allora, limite dell'isola. È vero, ci dobbiamo suicidare, è vero. Aspetta un attimo, Mi sono scordato. E poi in forma di Animas qua. Cioè abbiamo molta vita in meno, naturalmente. No, gli scheletri qua ci arano proprio il culo. Detto in modo sofisticato, però. Vai, Goffredo, facci sognare. Però voglio provare a vedere se magari con sta spada li riusciamo a spadacchiare. A vedere. Grazie Apu, grazie per i 4. Grazie mille. Andiamo a recuperare le 2000 animelle che insomma fanno comunque comodo. Per quanto le andremo a perdere in modo abusivissimo adesso, ma va bene. In realtà qua si potrebbe proseguire diverse zone, ma comunque ci asfalterebbero in tutte le zone. Qua però abbiamo la possibilità, poi se arriviamo alla seconda parte, di livellare un po'. Grazie Manu, grazie a Manu DN per i 21 mesi, grazie mille. Allora. Di fino, madonna. Vabbè, qua proprio gli ha fatto una finezza che non ricapiterà mai più. Ehi, tu laggiù. Sembri uno con la testa sulle spalle. Vieni qui. Ho una proposta da farti.
Non avere paura. Hai tanto da guadagnare. Me devo fidare di questo. Che cazzo è? Ma l'altra volta mica l'avevamo visto. Sono Satsuki. Cerco un oggetto di mio padre. Hai visto una spada con l'incisione Makoto? Che cazzo ne so. Ti offrirò anime demoniache se mi aiuterai a trovarla. Grazie Mister Non Frena, grazie per i 25. Però sapete qual è il fatto? Makoto sceglie il suo padre, ma Makoto non è una spada per i deboli. Probabilmente può essere pure che ce l'abbiamo sta spada Makoto. Ma qual è? Grazie Marco, grazie a Marcomp 70 per il primo mese, benvenuto tra gli sporti veggianti, grazie mille. Vabbè, rimane qua, eh. Cioè, nel senso, dove va? Aspettami qua, biondo. Poi se riusciamo a trovare qualcosa te faccio sapere. Allora, attenzione sempre a questi, non ci famo un culà. Mi piace però questo tacco punta che fa con questi qua, eh. Per dire. Attiriamo prima quello. Vediamo se lo fa pure con questo. Attenzione alla frecciata. Bravissimo, severo ma giusto. Immagino che non gli facciamo un cazzo a questo però. Yeah. Ok. Vediamo se qua ne riusciamo a tirare uno alla volta. Ma quella spada comunque non... Cioè, quella spada dove ci ha spinto quello là, comunque non ci si arriva. Cristo Dio. Aspetta, recupera. Yeah. Mazza, se lo vede da dietro. Gli togli veramente le animus. Molto bene. Era immaginabile che questa spada a questi gli avrebbe fatto abbastanza male, perché questi sono abbastanza soggetti ai danni magici. E quella spada, insomma. Per carità, pure il falcione fa parecchi danni magici, però questa... Vado, ok. Tieni. Ah, mi devo togliere l'anello della protezione del fuoco, che qua non mi serve un cazzo. Anello doroso, vabbè. Mettiamo questo che mi recupera i punti ferita. Sti cazzi, questi mi uso le fiaschette. No, ma comunque là non ci sono riuscito ad arrivare. Là dove ci ha spinto quello là. Ci abbiamo provato anche... più volte a riscendere. Che tra l'altro quello che ci ha spinto la prima volta dov'è che si trova? Sempre qua in questa zona? Mi sa di sì. Mi sembra che le prigioni stavano da qualche parte qua, se non ricordo male. Ah, ok. Però aspetta, l'altra volta noi non eravamo in Pure White, mi sa qua. Alla forgia si incontra per la prima volta quello? No, quella me la ricordo, però prima l'avevamo incontrato da un'altra parte quello. Però non mi ricordo se qua o da un'altra zona. Qua lo troviamo, ok. Sì, il Pure White calcolate che adesso ce l'abbiamo, perché l'altra volta mi sa che non mi ero suicidato, forse, o comunque. Allora, qua le trappole stava dall'altro lato. Mo, piano piano, perché qua dovremmo... eliminare questo ci vuole un bel po' per eliminarlo.
Questo ci vuole un bel po' per eliminarlo. Però lo farei adesso, magari. Se sta fermo, però. Prima di tutto dovremmo eliminare le razze, eventualmente. Cristo Santissimo. Non mi ricordavo passasse così vicina, così subito. Nella sezione successiva dove sta il necromante per livellare. Oddio, mo non mi ricordo. Aspetta, poi leggo che qua se no mi inculo un'altra volta questa, ma credo che non ci passi un'altra. No. Mi serve. Pure white, quindi dobbiamo eliminare due boss. Quello non credo riusciamo mai a farlo. Allora, carissimo, a te io l'altra volta t'avevo eliminato. Però siccome non mi avvicino neanche per loccare. Ah no, posso loccare. Aspetta un po'. 183 un po' fa così farlocco. Questo 2.16 mi sembra onesto. Questo ti potrei avvelenare. Pensa tu. Avveleniamolo e lasciamolo macerare. Credo che poi ne lanciamo più se intrippa, magari. Onesto. Nel mentre. Che famo prima. Grazie Dario, grazie per i due. Se potete far credere di sono. Grazie per i numeri. Grazie mille Dario, grazie per essere passato per la resub. Grazie mille. No, magari più veleno gli famo una cosa più defino. Mettiamo queste. Vabbè, un altro po' di focherello perché sennò ci mettiamo 6 mesi qua. Nel mentre uno potrebbe andare in giro, però non so fino a che punto. No, ma in pure black no, sennò poi non andiamo più da nessuna parte. Sì, nel mentre lui un pochino. Ma un'altra due tacchettate gliele lancio perché con ogni probabilità noi moriremo a breve, quindi. Magari mi rimetto un attimo l'altro anello. Nel dubbio. Recuperiamo qualcosa. Vabbè, ripasso dopo, carissimo. Tu intanto cerca di morire, mi raccomando, fai il bravo. Leva il lock, sennò questo ci incula. Allora, ricordiamoci che qua le frecciate partono da dritto. Cioè, da davanti. Ah, c'è sempre quello stronzo che lancia le cose, sì. Allora, ricordiamo. Davanti. Tac, ok. Ah, qua c'era quello. Madonna, aspetta, qua rischiamo di morire col ninja. Aspetta, prima andiamo sopra. No, perché là c'è il ninja che è abbastanza incazzoso. Quindi siccome me lo eviterei. Meglio che facciamo così. Ecco là. No, e non lisciare così, però lo pre. Questo da in culo. Questo non perdona. Che punto sta quello? Vabbè, piano piano, dai. Piano piano, dai. Allora, pure qua c'era un'altra trappolona. La maledizione fa più danni? Sì, la maledizione credo di sì. Però la maledizione mi occupava troppi slot. Io al momento ho gli slottini pieni. Allora, qua se si attiva questa ci incula proprio a pressione. Ok. Chiave di rame, va bene. Comunque questa è una zona dove moriremo sicuramente. Senza ombra di dubbio. Vorrei almeno aspettare che muoia quello là. Ah no, si è fermato. E niente, devo andare a ridare un'altra
Un'altra bottarella di veleno. No, se scendo qua quello mi incula. Però almeno potrei... Da qua no. Un'altra bottarella di veleno gliela diamo. Allora, in linea teorica qua, avendolo già attivato, ok, non si attiva. Buon uomo, carissimo. Se non le dispiace, piano piano. Vabbè però, altra bottarella. Pure di fuoco, eh. No, più che altro sapete qual è il fatto? Che noi adesso dovremmo andare lì dove sta il ninja Mega Power, quello con gli occhi rossi, che probabilmente ci inculerà l'anima. Quindi è meglio aspettare che muore questo. Piano piano. Vabbè, va, mi rompo il cazzo onestamente. Pace all'anima sua. Grazie Jam, grazie per i 300 bits, sempre qui a supportare la sportiva Jazz. Un abbraccio grande a tutti voi a casa. Grazie mille Jam, grazie di cuore per il supporto. Grazie caro. Allora. Qua come detto c'era anche la parte per... Cioè qua ci stanno tante cose. Qua sotto ci stanno... Mi sembra due di quelli col... Che ci inchiappettano male. Occhio. Ah, biondo, questa ma ricordavo. Vabbè, volevo usare l'altra, però va bene uguale. Grazie anche a Vinx The Lynx per i 18. Grazie mille Vinx. Grazie per i 18 mesi. Allora, qua il boss me lo ricordo, però non mi ricordo come ci si arrivava, nel senso da che parte, perché ripulire la zona, ok, ci sta, ma fino a un certo punto. C'è sempre lì il ninja dagli occhi rossi, lo so, non vi preoccupate, ma... Siccome è ninja. È ninja. Grazie Tappello, grazie per il primo mese, benvenuto. Benvenuto Tappello, grazie per questo primo mese di sub. Ah, questo ci fa male perché giustamente è la magia. Occhio perché qua mi ricordo che a parte quello c'era un altro dagli occhi rossi. Guarda sto tio della mignotta. Prima loccami quell'uomo lì. Vedi, da cazzo prima di tutto. Poi c'è uno dagli occhi rossi qua dietro che facciamo con calma e circospezione. Aspetta che non mi ricordo qua. Allora. Vabbè, qua sotto c'è come detto quello dagli occhi rossi. Mettiamo la spada perché qua non mi ricordo. Perché qua è una bella rottura di cazzo a tornarci. Cioè non è che abbiamo fatto tutta sta gran strada, però è facile morirci male. È il dubbio. L'altra becchiamo da qua senza cascare. Troppo distante, vabbè. Allora, qua pure c'erano le trappole, sì. Però potremmo scendere comunque da qua, perché almeno ci togliamo prima sto figlio di puttana. Così.
Quelli dagli occhi rossi potremmo anche aspettare, effettivamente, un attimino. Qua partivano da dietro le spalle le frecciate, sì, quindi... Bravissimo. Cerchiamo di andare di fino. Sì, su quel tale Ale Games poi le ricarico. Mi sa che qua stiamo per andare verso il bossino. Credo, no, non mi ricordo. Porco due, attenzione alla frecciazza nell'anima. Di mortacci sua. Vabbè. Ah, quali scheletri? Giustamente. Però sì, comunque da qua si passava. Mi dispiace perché naturalmente queste 20.000 anime, che ve lo dico a fare? Cristo Dio. Madonna santa. Scusa caro, ti dispiace se uso la... Ah, madonna, uso. Damose, damose caro, damose. Damose de brutto, che questo c'è in culo male. A filo, signori, a filo. Molto bene. Ricaricatina. Abbiamo finito tutto. Cioè, tutte ste anime, nel caso, le utilizzeremo sempre per... fare cose. Va bene. No, qua dove cazzo andiamo? Scusa. Mamma puttana di ste cazzo di razze de merda. Vattene a fanculo. Attenzione. Come una via. E dai. Ma vaffanculo va. E... ma andiamo qua verso il boss. Grazie Alex, grazie per i 26. Però qua non c'era il boss, quello con la linguetta. Vabbè, se ti metti perpendicolare sei un fio della mignotta. Da questa parte si va? E io me la ricordavo diversa la strada, chissà perché. Scusa, no vabbè, forse mi sto a sbagliare io. Non mi ricordo qual è il boss allora. Non lo so perché. Vabbè, moriremo, lo sapete, sì. Penso di sì. Sapete voi come lo so io. Allora, qua dobbiamo stare un attimino accorti per il semplice fatto che non ci passiamo, cioè non riusciamo a dare delle spadate. L'arbitro quello... Ah, ok. Me lo ricordavo, però il problema è... diversi problemi in realtà. No, qua non è il boss delle tempeste. No, il boss delle tempeste stai fresco. Piano piano. Piano piano, pino pino. Ma c'era una scorciatoia comunque per arrivare qua. Perché io mi ricordo che non facevo tutta sta strada del cazzo per arrivare a questo. Vorrei dire niente. C'è stava un'altra strada. Quella ce la siamo fregata noi. Ma vaffanculo. Io non mi facevo sta strada per arrivare a questo boss. Vagamente. Mi ricordo che era diversa. Possibile. Allora noi siamo entrati a lì.
Qua c'era un'altra specie di scorciatoia, tra virgolette, con l'inculata, naturalmente, perché qua ce la spara la freccina da davanti. Sì. E vabbè, vediamo un attimo. No, ma io in realtà mi ricordo, cioè l'abbiamo fatto con la magia questo qua e non ci abbiamo messo neanche tutta sta gran difficoltà a farla. Oddio, una volta sono morto comunque, però non mi ricordo se si poteva gigioneggiare in questo modo. Anello del profanatore di tombe, vabbè, l'avevamo preso perché qua ci siamo passati. Mo occhio, perché non mi ricordo dove cazzo stiamo. Va bene. Era qua? Allora, a parte che qua ci sta Ciccio Pasticcio qua sotto che mi apre Gerculo lui, credo. Per dire. Ma non gli faccio niente o... è un impression? Questo lo faccio così, signore, che questo mi incula più del boss. Sicuro. Sciabolata morbida, eccolo lì. Finito la stamina di Christian. Non l'hai ricaricato? Lo ricarichiamo, che dici? Che andiamo sul... è un po' stronzetto. Un po' tanto. Questi sono pericolosissimi. Va bene. Allora, ci salutiamo a breve, anche pure... cioè se siamo morti e... stava a strada. Sbagliata a strada. Arbitro. Aspetta che... vediamo se... Non so se questa sia una buona cosa, ma... proviamo, eh. Cazzo. Bloccato. A sbaglio non gli faccio un cazzo niente. Scusi, signor arbitro. Capisco che devo tirar piccione in testa, però mi dia la possibilità di spiccionarlo. Sono spiccioniamo? Dica. Attenzione, dove sto? Dove sto? Devo trovare il modo. Secondo me dobbiamo risalire comunque, perché qua la testa del piccione rimane sempre lì spiccionosa. Ah no, ecco qua. Cazzo, manca pure poco. Vabbè. Mi sono bloccato. Non so dove sono. Tra l'altro. Ah.
Giovanotto, non vedo un cazzo. Scusa, lei è un po' ingombrante, glielo dico in amicizia però, la prenda come offesa. Vabbè signori, in realtà era più facile da fare così che come l'avevamo fatto noi prima, perché così non ti prende mai con la spada. Come l'avevamo fatto noi con la magia da sopra era più pericoloso, perché là ti piava spadate. Molto bene, molto bene. Vabbè, easy. Questo più easy. Questo più easy. Molto bene. Ora, prima di morire malissimo, damosi un attimo indietro. Allora, qua c'è un problema, nel senso che 85.000 animelle, famo che ce le teniamo. So che abbiamo lasciato indietro un paio di cose, però sti cazzi, il ninja con gli occhi rossi. Abbiamo lasciato quei due ninja, ma stanno bene lì. Stanno bene lì. Dov'è la signora? Signora, dica. E adesso facciamo un attimo una cosa. Sì, sì, sto cercando cose. Non ti preoccupare. Allora. Anima perduta dal suo corpo partita. Che la forza sia concessa così che il mondo sia curato. Che il mondo. No, fiaschette d'erbe non le posso neanche recuperare perché il tipo che ce le dà non l'abbiamo ancora beccato. E non lo becchiamo neanche qua. Lo dovevamo salvare da un'altra. Ma dove cazzo sta erpelato quello la prima volta? Dove lo incontriamo? Cazzo, un livello solo riusciamo a fare. La tua madre è un po' by track. Ma le prigioni stavano qua? Dove stava la lava? Che senso? No, quello dopo l'arbitro è se l'avevi già incontrato, mi sa. Il pelato la prima volta nella lava dove stavano i tunnel infiniti. Nei cunicoli dove sono i perché io mi ricordo che qua nella seconda zona lo incontriamo e ci butta giù. Però prima di buttarci giù l'avevamo. Prima lo dovevamo incontrare prima. Se no non lo becchiamo. Credo, ma. Sì, anima degli mortacci tua. 34.000 animelle mi rimangono, però è un po' pericoloso. Nel senso, adesso proviamo qua, ma secondo me. Non lo troviamo. Torna vivo. Mi piace fare affari con te. Va bene, ci fa piacere. Allora, qua ci dobbiamo attrezzare un attimino di fino. Perché qua, vabbè, si può livellare. Se non moriamo male. Allora, qua possiamo fare un po' di cose. Poi ve faccio. Vi dico se riusciamo a sopravvivere naturalmente. Qua ci stanno sempre ste razze del cazzo che ci lanciano le mamme. Comunque qua ci dovrebbe stare un venditore. No. Attualmente no. Ci guarderemo. Uno mi sono suicidato, è vero. Mannaggia. Vabbè, mo torniamo un attimo. Aspettate, cari, torno subito. Sì, vabbè, schifo. Rischio. Lo trovi se lo liberi a boletaria. Quindi evidentemente a boletaria. Un po' di cose me le sto risalta. Vabbè, la prima volta giustamente abbiamo fatto una cosa un po' più di fino, un po' più di spippolamento totale. Mo l'abbiamo fatta un po' più per andare avanti così, tanto per farci due spiccionate qua.
Però, cioè, comunque la prima parte di Boletaria non l'avevamo fatta discretamente tutta. Mi ricordavo. La... Allora, tanto mi sono buttato destro o sinistro? Mi ricordo. Dall'altro lato, mi sa. Shit. Tech. Ah, io mi ricordavo alla zona degli scheletri sottoterra, è vero, là dove c'è il cunicolo. Ok, ok. Qua c'è questo qua comunque. Okay. Prima del Flapile Re, i suoi cavalieri e i suoi sudditi erano persone semplici. Ho trascorso molto tempo studiando nei colti paesi del sud. Ma ora guardate, rifiuto di credere che mio padre volesse questo. Ci suicidiamo al Nexus perché praticamente quando tu muori nelle zone in game, ogni volta che muori il mondo va verso il... si dice pure white e il black. Mondo, se non muori in forma umana, tende ad andare verso il pure white, il bianco. Mentre se muori in forma umana... il mondo diventa sempre più oscuro e con questo, con l'oscurità, aumenta anche la difficoltà, oltre a pregiudicarti magari alcune cose. Ma qua proviamo a vedere se riusciamo a fare sta cosa, perché mo dobbiamo vedere pure quanto danno gli facciamo a questo, perché non è detto che sciacchete che gliela famo. Qua si può livellare easy. Ok, 9000 anime e ce ne danno anche di più. E qui si potrebbe mettere naturalmente anche l'anello per fare più animelle. Ok, esatto, se muore in forma di fantasma, diciamo che non fai danni, diciamo così. Allora, qua possiamo, quindi in linea teorica qua è Arpelatino, non ci dovrebbe sta da questo lato. Lo vediamo, Però in linea teorica... ah no, eccolo qua. E allora è qua che lo incontriamo per la prima volta, sto figlio di Troia? Oh, i demoni non ti hanno preso, vero? No, è vero. Mo mi sono ricordato. È pieno di tesori. Ma io purtroppo... mo mi ricordo, mo mi ricordo. Avanti. Ecco. Quel pozzo... mi ricordo dove l'avevamo incontrato la prima volta, me l'ero dimenticato. Adesso parlandoci mi è venuto il flash, dove stavamo là sopra che cadevamo, c'erano i sì, vermoni, tacco punta, va bene. Adesso noi siamo in pure white, in linea teorica dovremmo riuscire a prenderla sta spada, o sbaglio? Vabbè dai, ce butta. In teoria dovremmo arrivarci a quella spada, però non ne sono sicuro. Dobbiamo cercare di capire. Fa con calma. Quando sarai morto di fame, venderò tutto ciò che trovo sul tuo cadavere. Dobbiamo uccidere due boss? Allora niente. Questo poi lo ritroviamo al... vabbè, questo lascio. Ciao caro. Sì, beh, anch'io. Mi ha giocato. E ora sono bloccato qui. Gli echi suggerirebbero che ci sia un temibile spettro oscuro. Ma non abbiate paura. Pregate con me. Umbasa. Umbasa, sto paio de palle. Allora, mo dobbiamo capire se quello riusciamo a ammazzare. E si lascia quello che vuoi lasciare. Allora. Spero di riuscirci, ma lo scopriremo solo a
attaccando. La vedo un malino. Magari col veleno piano piano muore de vecchiaia, no? Se può fare. Forse moriamo prima noi, ma questo è un dettaglio. È muto. Vedi, quando gli dà la spallatina ce va de fino. Ce va de fino. Grande Goffredo comunque, lascia fare. No, però spada magica Makoto l'abbiamo presa, quindi non... giusto così. Giusto così. E... allora, aspetta. No, che cazzo fai? Aspetta, mandiamo un attimo questo via al deposito. Faccione ce lo teniamo. Questo è via al deposito. Uji Katana, via. Questa qua. Talismano del Dio. Lo possiamo pure inviare al deposito. Non ce n'è necessità. Allora, questa spada di Makoto. Attacco fisico ci sta. Fa anche un bel sanguinamento. E... non scala in niente. Vabbè, fa più danno fisico, però andando a sommare tutti i danni che facciamo noi. 2,10 non è tanto, eh. Calcolate che il falcione fa 112 più 119 più 91. Certo, bisogna vedere se questa si può modificare, però non è così devastante, eh. Cioè, rispetto alle altre, magari di base sì. Però noi, ad esempio, questa qua che è 135 più 108, già stiamo a 230. Attacco normale, più attacco fisico, 100, magico, 135 più 108, insomma. Sì, no, io dicevo per il momento per la statistica. Fatemi vedere un attimo. Una katana maledetta di cui si parla nelle leggende locali. Il suo nome è quella di un gigante in una terra lontana. Si dice che quando la sua speciale lama lunga incontra la pelle del nemico, la ferita provocata non guarisca mai. È un'arma maledetta che divora l'energia vitale del portatore, ma ciò nonostante numerosi guerrieri sono sempre stati attratti da questa katana. Quindi ci toglie pure la salutina. Insomma, non è proprio il top del top, diciamo la verità, nel senso, magari per provarla se può provare, però noi già moriamo da soli. Se avete epurato, hai visto? Io vi ho scelto un Basa. Un Basa, caro. Allora, il pelatino non lo ammazziamo solo perché ha praticamente lui la vendita in esclusiva. No, non in esclusiva, però ci vende delle animelle a buon prezzo, quindi le animelle, le cure, le pozioni e cazzi vari, eh. Noi mo da qua risaliamo. Con la build di generazione della vita è OP. Ma io non la build di generazione della vita, io al massimo c'ho l'anello. Mi dispiace, non sono rimasti molti umani. Ecco, prendi questo. Vabbè, come va. Ciao, caro. Allora, caro, per modo di dire, però. No, mo ci salutiamo. Vi faccio solamente vedere l'ultima parte qua, che vabbè, avevamo già visto, ve ne avevo già parlato. Per fare qualche altra animella in più. Qua poi livelliamo, magari. Attacco punta. Fuocherello. Ci facciamo beccare, che questo se ci becca comunque ci spacca il culo. E comunque sono altre 7000 animelle che tutto fa brodo. Oltre al fatto... No, vabbè, l'anello che mi dà più anime poi lo mettiamo...
Magari se ci facciamo un'altra live mi metto qua a livellare un pochino cose che fare. Prendi sto cazzo di coso senza farmi cadere, Cristo santo. Qua un'altra cosa buona, se si riesce a beccare, è la lucertola che ti dà. Eccola qua. Cristo. Va bene, non è successo niente, curati. Sciabolata morbida. Prendi questo. Ok, il pezzo di pietrombra, che è quella che ci serviva per aumentare il falcione. Un'altra cosa che vi può essere utile, se fate magari uno con molta destrezza e forza, è qua che riuscite a prendere l'arco più forte del gioco, che è l'arco bianco là. Freccia bianca e arco bianco. Olè. Io non l'ho mai potuto usare perché non c'avevo i parametri. E vabbè, sedamo. Sedamo. Attenzione, sciabolata. Nexus. Signore, quanto ci mancava per... Tocco, tocco. Ah, possiamo farlo, ok. Allora, beh, un altro po' di vitalità onestamente ci potrebbe anche stare. La vitalità siamo un po' bassini. E va bene. Se vai nella zona dei due draghi trovi l'anello per aumentare significativamente il tuo peso o equipaggiamento. Però dovrei prima ammazzare i due draghi. Avete finito. E non è easy come cosa. Possa curare il mondo. Il pelato, ok, sta qua, bravissimo. Stronzo, ma bravissimo. Sono Beh, ci conosciamo da te. È l'unico che ci vende un po' di ste erbette più utili. Erba vera, ripristina buona parte dei PF. Possiamo fare un buon acquisto di queste. Queste ormai le possiamo sostituire. Però ci serve pure la spezia fresca. Ci serve un botto di roba. Grazie Andrea, grazie per i 15. Guarda, per il momento prendo queste. Tanto poi magari mi... se ci facciamo un'altra live, magari alla prossima ci mettiamo una mezz'oretta a livellare, come se non ci fosse un domani. Tec. Guarda con che leggiadria. Guarda con che leggiadria. Cattivo rosso sulle punte, vai dalla moglie stando attento solo alla coda. Oddio, no, gli anelli della vecchia run ce n'ho, però non credo nessuno che mi vada ad aumentare. Aumenta il peso massimo degli oggetti trasportati. Quelli trasportati sì, quelli equipaggiati no. Velocità di recupero dell'energia, resistenza, sanguinamento, che ce ne abbiamo 6.000 questo. Che poi stiamo a riprendere giustamente gli stessi. Pestilenza, incantesimi. Potenza miracoli. Io ce l'ho solamente danni. Perdi meno PF in forma di anima. Questo se bolle va. Scusa, se ne metto due. Aspettate. Per curiosità. Sarà una stronzata, ma... Bentornato. Non temete, tengo d'occhio. Scusa carissimo, mi devi dare un attimo l'anello che ho appena tolto, che... Allora, a parte che questo ce ne abbiamo due, ok. Avete un cuore d'oro. Sì, eh. Non lasciate che ve lo portino via. No, e chi ce lo ruba? Allora, se possono mettere due anelli uguali sarebbe stata una buona cosa, però. Barboni. Va bene. Sarebbe stato utilissimo comunque. Vabbè, vabbè. Comunque almeno un bossino. No, oggi due bossini abbiamo fatto. Attenzione, abbiamo fatto sia il ragno al primo colpo che l'arbitro qua al primo colpo. Quindi onesto, dai. Quello là a torre ci dobbiamo tornare. Ci dobbiamo tornare. Quindi va bene. Ok cari,
Io direi che per questa sera va bene così, poi magari anche per chi sta rivedendo su YouTube, se vi va di vedere qualche altra cosa nel New Game Plus, tanto per farci bestemmiare male.